La medaglia di San Benedetto è un sacramentale della Chiesa Cattolica, al quale viene da sempre riconosciuto un grande potere di esorcismo e di liberazione dalle influenze del male. Sono tantissime le testimonianze di guarigioni e miracoli che si sono ottenuti nei secoli attraverso l'uso fatto con fede di questa medaglia. Come dicevo, questa medaglia è un sacramentale. Quindi vediamo per primo punto cosa voglia dire sacramentale. Allora, i sacramentali sono dei segni sacri con cui, per qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa effetti soprattutto spirituali. Questa definizione di sacramentali, tra i quali, tanto per fare un esempio, troviamo anche l'acqua, il sale, l'olio benedetti, ci fa capire che gli stessi non sono dei semplici simboli della fede, essi hanno qualcosa in più. I sacramentali, infatti, in forza della speciale benedizione che ricevono dal sacerdote, acquistano un concreto effetto spirituale grazie all'intercessione della Chiesa. Il loro potere, lo ribadisco, è soprattutto spirituale, non dipende pertanto dall'oggetto in sé per sé, ma dall'impetrazione della Chiesa e ovviamente dalla fede di chi ne fa uso. Avvalersi dei sacramentali con fede viva, quindi, non può che aumentarne l'efficacia anche per la nostra crescita spirituale. L'origine della medaglia è un po' incerto. Si racconta che durante il XVI secolo, nella città di Nattenberg, in Germania, alcune donne furono accusate di stregoneria. Durante il processo esse dichiararono che non erano riuscite a danneggiare l'abbazia benedettina di Matteo perché, secondo loro, era protetta dal segno della croce. Dopo questa incredibile rivelazione, si decise di avviare un'indagine per scoprire quale fosse stata la vera causa per cui l'abbazia rimase intatta. Questa portò alla luce che nel monastero benedettino erano presenti dei dipinti che raffiguravano la croce accompagnate da delle iniziali indecifrabili che invece ora sappiamo appartenere alla medaglia di San Benedetto. Tali iniziali, che dopo vedremo, non furono tradotte finché nella biblioteca del monastero non venne ritrovato un manoscritto raffigurante l'immagine di San Benedetto e la trascrizione del significato di queste iniziali. E da qui la sua diffusione, il fatto che non può dimostrarsi che la medaglia e la croce di San Benedetto risalgano direttamente al santo, è un attimo. In realtà la presentazione più popolare della medaglia, così come la si conosce oggi, risale alla cosiddetta medaglia del Giubileo Benedettino del 1880, dove essa fu coniata per la prima volta. Da qui l'immagine si disseminò per tutto il mondo. Nella festa dedicata a San Benedetto, l'11 luglio, si può ottenere l'indulgenza plenaria secondo le condizioni abituali stabilite dalla Chiesa: confessione sacramentale, comunione eucaristica, preghiera per le intenzioni del Sommo Pontefice e la recita del Credo. Con questo segno di salvezza che la Chiesa ci dona, San Benedetto si liberò dal veleno che alcuni cattivi monaci gli offrirono una sera durante la cena. Pensate che una sera a mensa, secondo una loro usanza, presentarono all'abate la benedizione di recipiente della zuppa, questo recipiente di vetro che conteneva invece questa mortale bevanda. Benedetto cosa fece? Alzò la mano e tracciò il segno della croce. Il recipiente, che era sorretto in mano ad una certa distanza al segno della croce, si ridusse in frantumi. Quel vaso di morte diventò completamente a pezzettini perché non aveva potuto resistere a quello che era il segno che invece dona la vita, il segno di croce. L'episodio, secondo il racconto di San Gregorio Magno, dovette ispirare le parole dell'esorcismo poi riferite alla bevanda che è offerta dal maligno, così come la protezione attribuita al segno della croce. Questi episodi che ci vengono tramandati negli scritti riportati da Papa San Gregorio Magno mostrano come San Benedetto ha combattuto il demonio che lo attaccava incessantemente.
Questa medaglia o la croce di San Benedetto, che in cui è incastonata la medaglia, porta con sé numerosi effetti benefici. Abbiamo visto nel tempo guarigioni, protezione contro il demonio, grazia di preparazione ad una santa morte. Ma attenzione, la medaglia non è un talismano che annulla le prove della nostra vita, ma è un mezzo che ci può aiutare a superarle. Le parole che sono scritte attorno alla croce sono quelle che Benedetto ha pronunciato rispondendo alla tentazione del demonio. Possiamo farle nostre in uno spirito di fede, esclusivamente spirito di fede, sapendo che la croce di Cristo è l'unico pegno della nostra vittoria e della nostra salvezza. Questa medaglia è un sacramentale, come abbiamo detto, della Chiesa Cattolica, un segno sacro dal quale sono significati e ottenuti effetti grazie alla preghiera della Chiesa. Per trarre vantaggi da questa preghiera, da questa medaglia, non basta farla benedire e portarla come fosse un portafortuna. I benefici che speriamo di ottenere sono proporzionati alla crescita della nostra fede, della nostra fiducia in Dio, nel cammino che vogliamo intercorrere a fianco al nostro Signore. Allora, vediamo intanto di capire che questa medaglia ha bisogno sì di una benedizione, ma non della classica benedizione. È una benedizione esorcistica, se così possiamo chiamarla, dal rituale della Chiesa Cattolica, che però può essere fatta, può essere donata anche da un sacerdote, diciamo così, ordinario. Non deve necessariamente essere un esorcista, perché nel 1922 la Chiesa ha attribuito la possibilità di ampliare agli altri statuti sacerdoti la benedizione di questa medaglia o croce di San Benedetto. Attenzione, non fatelo voi, non potete voi benedire con questo testo, assolutamente no, solo un sacerdote. Ci sono due versioni, una in latino, una in italiano, e alla fine di questa nostra spiegazione poi la vedremo, eventualmente vi metto il testo scritto, però ricordiamoci che per essere benedetti questi oggetti dovete andare da un sacerdote con questo testo, se loro non ce l'hanno, è quasi facile insomma che non ce l'abbiano, perché solo in pochi in realtà sanno che questa medaglia ha bisogno della sua propria benedizione. La medaglia di San Benedetto ha da un lato l'immagine del santo con in mano una croce e nell'altra il libro della regola benedettina. Nell'altro lato invece ha delle altre sigle. Come possiamo vedere qui nell'immagine, dalle iniziali distribuite nella croce, questa è sempre accompagnata dal testo della preghiera e contemporaneamente è un aiuto per la recitazione della stessa. Il testo in latino si compone dopo il titolo Crux Sancti Patris Benedicti, con le iniziali CSPB, Croce del Santo Padre Benedetto, di tre distici che racchiudono un'invocazione alla Santa Croce, con il desiderio supplicante di averla come guida ed appoggio, l'espressione di ripudio verso Satana, al quale viene comandato di allontanarsi con le parole di Gesù quando fu tentato da lui, manifestando che non verrà prestato orecchio ai suoi suggerimenti, poiché è cattivo quello che offre. È un'autentica professione di fede e di amore verso Cristo, oltre che di rinuncia al maligno. CSSML, la Santa Croce sia la mia luce. NDSMD, non sia il demonio il mio condottiero. VRS, allontanati Satana. NSMV, non mi attirare alle vanità. SMQL, sono mali le tue bevande. IVB, bevi tu stesso i tuoi veleni. Ecco, questa è in breve un po' il riassunto fisico della medaglia. Questo è un
un oggetto che il Signore attraverso la Chiesa ci ha donato come protezione, usiamolo con fede. E io credo che, come tutte le cose che il Signore ci dona, è importante comprenderne l'importanza, il valore e soprattutto toglierci da dosso quella veste che tante volte mettiamo della superstizione e utilizzare i mezzi che davvero la Chiesa ci dà come tali, cioè come armi che per poter combattere il male. Ecco, spero con tutto il cuore di aver soddisfatto la vostra curiosità, la vostra sete di comprendere questo prezioso strumento che il Signore ci ha dato. Se avete domande ulteriori, sperando di poter riuscire a rispondervi, mettete le vostre domande qui sotto il video. Io nel frattempo vi saluto, vi abbraccio e chiedo la benedizione per ciascuno di voi al Signore. La vostra piccola matita del cuore.